Sì, purtroppo abbiamo constatato come noi dell'opposizione, che comunque abbiamo sempre tenuto un comportamento collaborativo in questo mese, siamo stati lasciati da parte, ovvero le interrogazioni e le mozioni che abbiamo presentato in queste settimane non sono state minimamente inserite all'interno dell'ordine del giorno, ma si è data preferenza a tante delibere che ci rendiamo conto, a livello di bilancio devono essere approvate. Ma a nostro avviso era molto più cioè era importante parlare innanzitutto dell'emergenza coronavirus, quindi partire anche dalle linee di indirizzo che questa amministrazione vuole portare avanti, ad esempio per la tassazione locale e per la ripartenza, perché noi non sappiamo nulla. Quindi, insomma, criticate le scelte in questo caso della presidente Cecchettelli. Sì, esatto, noi abbiamo anche per quanto riguarda ad esempio la problematica delle mascherine, abbiamo presentato anche oggi un'altra interrogazione perché non siamo stati minimamente coinvolti e riteniamo veramente dannoso quello che è stato fatto, cioè creare assembramenti al COD ma con grandi problematiche da parte degli anziani, cioè non possiamo definirla emergenza perché abbiamo avuto 2 mesi di tempo per provare a organizzare la ripartenza e quindi anche la distribuzione delle mascherine. La maggioranza, avete detto, mette quindi un bavaglio all'opposizione. Sì, a nostro avviso è prioritario sicuramente dare una risposta sull'emergenza coronavirus, quindi con le linee di indirizzo e rispettare il regolamento che prevede le interrogazioni e le mozioni, un'ora, e poi a seguire tutte le varie delibere di bilancio che giustamente devono essere approvate.